Ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovo video. Sì, lo so, è tantissimo che non carico un nuovo video qui sul canale YouTube. In effetti, recentemente, negli ultimi mesi, sono stato parecchio assente dalle scene di YouTube, ma ho avuto delle cose, insomma, non ho proprio avuto modo, ecco, di stare dietro al canale YouTube. Mi auguro però che da questo video in poi, ecco, riuscirò a caricare contenuti con regolarità qui sul canale. Ad ogni modo, questo dovrebbe essere anche l'ultimo video da una postazione un po' così improvvisata, perché dal prossimo video vi farò vedere che avrò tutto un setup, tutta una cosa particolare, ma non voglio spoilerare oltre, perché nel video di oggi, come avete capito dal titolo, parliamo di un'applicazione per lui. Per l'iPhone. In questo momento, mentre sto girando il video, non sono sicuro che l'applicazione esista anche per i cellulari Android, ma magari poi in fase di montaggio avrò effettuato la ricerca e lo farò uscire qui se esiste o meno. L'applicazione di cui vi parlerò oggi si chiama eSound. Che cos'è e come funziona? Beh, allora, è davvero molto semplice. Infatti, il video penso che durerà meno di 3 minuti perché c'è davvero poco da dire. Funziona tale e quale a Spotify. In effetti sembra Spotify. Abbiamo la home page dove ci sono i brani che abbiamo ascoltato recentemente, le migliori playlist. Vedete, qui ci sono tutte le varie playlist. Queste sono le cose che uno ascolta. Io, ovviamente, malato dei McFly, penso che in Italia li conosco io e altre 100 persone, però vabbè, quindi. Siccome l'ho scaricata da poco, ho ascoltato soltanto il mio gruppo preferito. Quindi, come vi dicevo, nella pagina home, appunto, avete i brani ascoltati di recente, gli artisti ascoltati di recente e le migliori playlist che vi vengono suggerite, un po' come quelle di Spotify. Poi abbiamo la libreria dove ci sono le canzoni salvate. Sì, perché si possono salvare le canzoni offline. E cosa importantissima, penso che ve la devo dire prima di iniziare il video, questa applicazione è completamente gratuita. Gratuita! Non ci sono limiti di skip, non ci sono pubblicità ed è legale, cioè si scarica direttamente dall'Apple Store. Quindi non è un'applicazione scaricata da store di terze parti, non è uno Spotify craccato, niente, questo è completamente legale. Potete creare poi le playlist e infine c'è la pagina di ricerca. Anche qui vedete, potete cercare direttamente un brano, un album, un artista o una playlist. Oppure potete scorrere qui fra i vari generi, c'è un po' proprio di tutto. Ma qual è la cosa veramente figa? Vi faccio vedere un esempio. Allora, per esempio, a me piace tantissimo la canzone Love Me Like You Do di Ellie Goulding. Credo che si pronunci così, me lo auguro. Nel caso, Ellie, non ti offendere. Ma mi piace ancora di più la cover acustica fatta dai MacBusted di questa canzone. Ovviamente però, mentre la versione originale c'è su Spotify e quindi la troviamo anche qui, ve lo faccio vedere subito. Ok, come potete vedere, esce subito Love Me Like You Do. Ok, ci cliccate, vi faccio vedere anche il player, colgo l'occasione. Non metterò l'audio della canzone perché sennò mi blocca nel video. Comunque, la canzone appunto parte. Se volete scaricarla, vi basterà mettere un tap qui sul cuoricino e ve la scarica e l'aggiunge sia ai brani preferiti e quindi la scarica anche offline. Come stavo dicendo prima di dilungarmi, però mi piace ancora di più la versione che ne hanno fatto in acustico i MacBusted. Quindi ricerco la canzone, ok? Quella lì, quella versione lì, però non è su Spotify perché non è stata pubblicata, è stata fatta durante un'esibizione radiofonica e quindi c'è il video su YouTube. Non so se avete notato che qui c'è la spunta ricerca su YouTube. Allora, io adesso metto ricerca su YouTube. Aggiungo anche MacBusted. E ragazzi, questa è la versione della canzone che io adoro. Vi fa sentire gli audio dei video di YouTube. E funziona anche se io faccio così, eh? Vedete? Se io chiudo l'applicazione. Se io blocco lo schermo, continua. Adesso si è interrotta la registrazione dello schermo, caro Stefano, perché è bloccato lo schermo e quindi si è bloccata la registrazione dell'iPhone. Comunque, come vi dicevo, potete, come avete visto, potete anche cercare ed ascoltare le canzoni che sono su YouTube. Quindi avete a vostra disposizione tutto il parco audio delle canzoni di Spotify e
e tutto quello di YouTube. Un mondo di roba. Ripeto, io è davvero poco, l'ho scoperta 2 giorni fa e oggi ho detto basta, ci faccio un video perché mi sembra che funzioni. Quindi non ho tantissime cose da dirvi, se non provatela, scaricatela e fatemi sapere la vostra esperienza con eSound. Per qualsiasi cosa potete sempre lasciare un commento qui giù. Prima di salutarvi però, come al solito, io vi ricordo che in descrizione trovate tanti link utili, tra cui quello al mio canale Telegram, dove ogni giorno mando le migliori offerte Amazon. Sfondi per il computer e sfondi per il cellulare. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non foste iscritti ed attivare la campanellina per ricevere una notifica ogni volta che io carico un nuovo video. E poi, come ultima cosa, ma non meno importante, mi raccomando, seguitemi su Instagram, link in descrizione, oppure potete leggere tranquillamente il nickname che appare qui sovraimpresso, perché lì nelle stories vi tengo aggiornati quotidianamente e poi carico delle foto davvero molto fighe. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!